Manifestazione antifrancese a Ouagadougou, la capitale del Burkina Faso. Centinaia di persone, sventolando persino bandiere della Russia, hanno manifestato contro la presenza nel paese centrafricano dell'ex potenza coloniale, che ha una base militare alla periferia della capitale, con 400 militari a distanza, chiedendo il ritiro definitivo dell'ambasciatore francese Luca Ladd. Noi siamo il Burkina Faso, un paese indipendente. Il Burkina Faso è un paese sovrano. Abbiamo deciso, vogliamo guidare noi questa lotta, la guerra che stiamo conducendo. Il Burkina Faso ha deciso di guidare la propria lotta con buoni alleati. I due colpi di Stato militari che l'ex altovolta ha vissuto nel 2022 hanno messo a dura prova le relazioni tra Ouagadougou e Parigi. Il Burkina Faso, guidato da fine settembre dal capitano Ibrahim Traoré, non riesce a frenare la violenza jihadista nel nord del paese e ha rafforzato i legami con la Russia attraverso la presenza del gruppo mercenario Wagner.